Abbiamo aspettato qualche minuto, per cui direi che possiamo iniziare. Siamo arrivati al terzo incontro, abbiamo conosciuto, abbiamo capito come si riconoscono gli ebrei, abbiamo capito quali sono le loro principali festività e oggi ascolteremo una che ci spiegherà i due libri sacri che sono il Talmud e la Torah. Prima di dare la parola a lei, volevo chiedere una cosa, visto che alcune persone si sono dimostrate interessate a proseguire questo argomento, per cui se volete dopo, è una cosa proprio terra terra, se venite qua e mettete la vostra email, magari no, non si fa così, ma metto la loro email io e loro. Vai sul giornalino, l'annuncio. No, no, quello sì, comunicare di sì, ma per avere delle idee, ecco, di che cosa vi piacerebbe ascoltare. Allora, io vi lascio la mia, e la della vostra. L'altra volta avevi fatto diverse cose da schiacciare l'anno scorso, un po' di anni prima, quando ci sono argomenti da fare, avevi fatto un elenco, quando c'era la storia, avevi fatto un elenco di... Ah sì? Sì, sì. Però l'età è quella che avevo dimenticato. Abbiate pazienza. Ecco, però se riusciamo a restare in contatto e voi ci fate delle proposte, noi vi daremo volentieri una mano per realizzarle. Grazie a tutti. Grazie, buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati. Siamo giunti al nostro ultimo incontro dedicato alla Torah e alla centralità dello studio della Torah nella vita ebraica. Ci darò sempre i segnali di cambio slide. Allora, una parola da mangiare. Allora, partiamo da questa espressione e dall'immagine sicuramente suggestiva che essa evoca. Sono parole ispirate a dei versetti del libro di Ezechiele. Siamo al capitolo 3, versetti da 1 a 3, che ora vi leggo. Poi il Signore disse: Ezechiele, mangia questo rotolo, poi va e parla al popolo di Israele. Io aprii la bocca ed egli mi fece mangiare il rotolo. Aggiunse: Ezechiele, riempi il tuo stomaco con questa pergamena. La mangiai, era dolce come il miele. Dunque, mangiare il rotolo. Quale rotolo? Il Sefer Torah, il rotolo della Torah. Siamo qui nel contesto della vocazione del profeta. Dio parla ad Ezechiele e gli ordina di mangiare il rotolo che contiene la sua parola. Ovviamente non possiamo ora dedicarci all'ermeneutica di questo passo biblico, ma vorrei sottolineare due aspetti, secondo me, importanti. Uno, il primo contatto con il rotolo della Torah, con le parole in esso contenute, è un contatto corporeo ancora prima che intellettivo. Cosa ci dice questo? Che nel rapporto con la Torah è coinvolta tutta la persona, perché c'è un bisogno essenziale, vitale, che è quello di sfamarsi, che è quello di restare in vita. Quindi ci dice che la Torah è una parola vitale, una parola che dà la vita, che mantiene in vita. Due, l'accoglienza del contenuto della Torah passa dal metterla dentro di sé, nel proprio interiore. Non è una parola con cui noi possiamo avere una distanza, no? Una parola che ci coinvolge profondamente. E le parole della Torah custodiscono una promessa di nutrimento che però non è immediato. Cioè, quelle parole vanno masticate,
assaporate, digerite affinché entrino in circolo come cibo per il corpo e per l'anima. Quindi questo richiede anche un rapporto impegnativo con questa parola e un rapporto che si svolge nel tempo, una parola che richiede attenzione, no? E che richiede un investimento di energie. Il termine Torah, spesso tradotto con legge, sicuramente una traduzione che voi avete sentito e molto spesso si trova, la legge, significa più correttamente insegnamento, istruzione. Allora, il termine Torah deriva dalla radice verbale ebraica Yara, che comprende diversi significati. Questo è il bello e il difficile dell'ebraico, ma in generale di tutte le lingue semitiche, che non è che una parola semplicemente ha un significato, ma c'è un campo semantico che è significativo. E quali significati comprende questa radice verbale? Insegnare, ammaestrare, ma anche indicare col dito, mostrare una direzione e condurre verso una meta. E dunque, e lo capite bene, assai riduttivo considerare la Torah esclusivamente come una legge, accentuandone il carattere giuridico, accentuandone il valore dell'obbligo e dell'obbligazione. Allora, è vero che la Torah contiene delle norme, norme che regolano il rapporto con Dio e i rapporti sociali, per cui la traduzione legge è in parte valida, ma assolutamente non è sufficiente per dire che tali norme sono formative, sono istruzioni per un cammino esistenziale, sono fonte di vita. Quindi c'è un aspetto giuridico, ma soprattutto c'è un aspetto pedagogico, spirituale, e quindi, come dire, ecco, non c'è un appiattimento sulla legge come l'attendiamo noi, ma attraverso queste norme si acquisisce una sapienza del vivere e del vivere nel modo corretto con Dio, con sé e con gli altri. Cos'è la Torah? La Torah in senso stretto è il Pentateuco, quindi i primi cinque libri della Bibbia, sia cristiana sia ebraica. Pentateuco che ha avuto e ha una priorità speciale nella Bibbia ebraica e nel rapporto con la liturgia ebraica. In senso ampio, lo stesso termine Torah indica tutta la scrittura nella sua triplice suddivisione in Torah Pentateuco, Nevi'im profeti e Ketuvim scritti. Ma di più, nella sua estensione più completa, il termine Torah non indica solo la Torah orale, ma include anche la Torah scritta, ma include anche la Torah orale, quindi tutta la tradizione di interpretazione, di commento che si è sviluppata fin da subito in parallelo e che è stata tramandata per secoli in forma orale. Attenzione, la Torah orale non è meno importante e non è meno autorevole dal punto di vista ebraico della Torah scritta. Nelle fonti ebraiche antiche noi troviamo spesso la sottolineatura del fatto che anche la Torah orale è stata data al Sinai. Ed è interessante questo rapporto perché significa che Dio stesso, nel comunicare la sua parola, ha contemplato l'idea che gli uomini fossero chiamati a interpretarla, commentarla, attualizzarla. Quindi già al Sinai è contemplato il ruolo attivo dello studioso che deve avere appunto un rapporto vitale con questa parola che deve essere viva.
no? Deve essere trasmessa, ma deve essere anche resa praticabile in ogni luogo e in ogni tempo. Un dettaglio significativo: secondo l'insegnamento rabbinico, le parole che si trovano al centro del testo della Torah Pentateuco, parole riferite a Mosè, siamo in Levitico 10-16, sono le parole Darosh Darash. Si tratta di una ripetizione rafforzata di cercare, potremmo tradurre con fece intense ricerche. E questo cosa ci dice? E i rabbini lo sottolineano spesso, che il cuore stesso della Torah è la ricerca, l'approfondimento, lo studio, nel tentativo di comprenderla a fondo e nel tentativo di sviscerarne tutti i significati. Quindi, come vi sottolineavo prima, Torah scritta e Torah orale sono in realtà due facce della stessa rivelazione che si offre a un rapporto, a una dialettica tra il divino e umano, fatto non solo di ascolto e ricezione, ma anche di elaborazione e interpretazione. Questo è un aspetto fondamentale per comprendere la mentalità ebraica e il rapporto talvolta anche molto creativo nei confronti della Torah scritta. Parte fondamentale della Torah orale è il Talmud. Allora, dopo la distruzione del Tempio di Gerusalemme nel 70 d.C., ad opera delle truppe romane di Tito, i maestri avvertirono il rischio della perdita del patrimonio culturale religioso accumulato e decisero quindi di fissare in forma scritta anche la tradizione orale, ovviamente per custodirne, salvaguardarne meglio gli insegnamenti, no? Per evitare che gli insegnamenti andassero perduti o per evitare che questi insegnamenti potessero subire delle distorsioni. E quindi si decise di fissare in forma scritta anche la tradizione orale e venne così redatta la Mishnah. Conclusa la redazione della Mishnah, nelle diverse yeshivot, cioè le scuole rabbiniche, l'attività di studio proseguì, quindi non ci si fermò alla Mishnah, ma sulla base della Mishnah iniziarono le discussioni rabbiniche, durate per secoli, e poi confluite nella Gemara. Mishnah e Gemara costituiscono il Talmud nella sua duplice redazione palestinese e babilonese, redatto tra il IV e il VII secolo dell'era volgare, cioè dopo Cristo. Era volgare è un'espressione neutrale che si usa quando si parla delle altre religioni o nel contesto del dialogo interreligioso per evitare espressioni che abbiano un riferimento cristocentrico, no? Quindi non si usa avanti e dopo Cristo e quindi si usa avanti l'era volgare e era volgare. Comunque siamo appunto IV-VII secolo dopo Cristo. Quindi noi abbiamo due redazioni del Talmud grazie all'immensa opera dei centri di studio in terra di Israele e Babilonia, grazie all'impresa concreta di generazioni di maestri e discepoli indicati con dei nomi particolari che dicono la centralità dello studio e dell'insegnamento. Allora, i maestri che hanno portato la formazione della Mishnah sono chiamati Tannaim, dalla radice verbale che significa ripetere, imparare. I maestri successivi che invece hanno dato vita alla Gemara sono chiamati Amoraim, dalla radice verbale che significa dire, trasmettere.
E infine i maestri che hanno giocato un ruolo importante nella redazione del Talmud babilonese sono i Saboraim, dalla radice che significa pensare. Allora, tutti questi termini non per stordirvi, ma per farvi capire come il campo semantico, anche nell'indicare i maestri, nell'indicare i loro prodotti, è piuttosto eloquente e ci dice come lo studio, l'interpretazione, il commento di secolo in secolo sia stata proprio l'attività fondamentale, sia centrale nella costruzione di un ebraismo che, tenete presente, con la distruzione del Tempio di Gerusalemme ha subito una forte destabilizzazione, ma ha saputo in qualche modo creativamente reinventarsi, perché è passato dal Tempio alla Torah, e quindi noi abbiamo proprio un momento di spartiacque fra il Tempio e la Torah, che diventa il nuovo santuario della presenza divina. Allora, cos'è esattamente il Talmud? Io oggi, tra l'altro, vi ho portato uno dei volumi, adesso dopo ne parleremo, così se qualcuno è incuriosito dopo ci può buttare un occhio. Il Talmud è parola che in ebraico significa, tanto per cambiare, studio, insegnamento, ed è una vasta e complessa raccolta di narrazioni, insegnamenti, riflessioni, soprattutto discussioni riguardanti davvero ogni aspetto della vita quotidiana senza alcun tabù. Non è un corpus di trattati teologici, perché l'ebraismo non è una teologia, è un'ortoprassi, quindi si occupa più delle questioni di etica, non ha avuto il percorso che ha avuto il cristianesimo, semplicemente perché ha incontrato la filosofia greca e quindi ha avuto un percorso diverso. Quindi non sono i trattati, i manuali di teologia, ma è un vero e proprio compendio di domande e risposte che toccano, oltre a questioni strettamente di prassi religiosa, anche i più svariati temi nei più svariati ambiti del sapere, quindi dall'agricoltura all'astronomia, alla matematica, all'economia, al diritto, alla medicina, alla botanica. Da questo punto di vista dei contenuti, il Talmud è davvero un'opera enciclopedica. Ad esempio, questo è il primo dei due volumi del Trattato Berakot, trattato sulle benedizioni, ed è un trattato strettamente legato all'agricoltura, quindi ad esempio la questione dell'anno sabbatico, piuttosto della questione della concessione dell'angolo del campo ai poveri, insomma la questione del dono delle primizie. Quindi ad esempio questo è un trattato molto, molto centrato sugli aspetti agricoli. Allora, la versione babilonese tra le due è la più ampia ed è quella considerata anche la più autorevole, pertanto è la maggiormente studiata in tutte le yeshivot, in tutte le scuole rabbiniche del mondo e non solo. E faccio presente che è in corso il grande progetto di traduzione italiana del Talmud babilonese. Il primo volume è uscito nell'aprile 2016, questo è il secondo, del novembre 2017, perché il primo è prestito e quindi ho portato l'altro. Siamo pubblicati da Giuntina, siamo al 12°-13° volume, quindi questo per dirvi appunto, quando dicevo che è vasta e immensa raccolta, intendo dire che effettivamente lo è un'opera enciclopedica. È un progetto interessante perché è stato avviato d'intesa da una parte tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Università e della Ricerca, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, quindi c'è anche per fortuna un investimento pubblico in quest'opera, e dall'altra parte l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e il Collegio Rabbinico Italiano. Una delle figure impegnate è quella che abbiamo conosciuto al primo incontro Rav Disegni,
il capo della comunità ebraica di Roma. Allora, sottolineo perché magari qualcuno di voi ha colto quella che è una apparente contraddizione, cioè che benché tantissimo materiale sia stato oggetto di redazione scritta, si continua a parlare e si è sempre parlato di Torah orale, cioè in realtà sto parlando di libri ormai ormai sono a stampa, quindi sto parlando di cose scritte, eppure si continua a parlare di Torah orale. Allora, questo è interessante perché in realtà, facendo un passo indietro, i maestri quando hanno deciso, come avevo detto prima, per salvaguardia di fissare in forma scritta la tradizione orale, sono andati contro un principio, un precetto fondamentale per cui ciò che è orale deve rimanere orale. Perché l'idea è interessante, si vuole scongiurare il rischio che lo scritto cristallizzi e pietrifichi un pensiero che invece deve continuare a rimanere in movimento. Cioè l'idea fondamentale nel mantenere questo termine Torah orale è che l'attività di studio in realtà non può mai dirsi conclusa. E quindi è una riflessione continua che deve rimanere viva e deve rimanere ricettiva delle istanze sempre nuove che vengono dalla società. Quindi questa oralità che accompagna lo scritto dice appunto l'importanza che l'attività di studio, di interpretazione, di commento continui inarrestabile e che la scrittura, come spesso la intendiamo noi, soprattutto quando definiamo sacra scrittura, noi pensiamo a qualcosa di monolitico, di fissato una volta per sempre, che non può essere messo in discussione, e questo blocca un pensiero che invece dal punto di vista ebraico cresce col popolo che interpreta la Torah. Andiamo avanti. Una domanda. Sì. Ma a questo punto, se è sempre in evoluzione il pensiero nella religione ebraica, non ci sono mai state eresie? Effettivamente non abbiamo, nel pensiero ebraico non ci sono, diciamo così, i dogmi come li concepiamo noi. In modo un po' ironico si dice che l'unico dogma dell'ebraismo è che Dio abbia parlato. Che cosa ha detto è oggetto di indagine ancora adesso, no? Quindi in modo ironico per dire che non c'è questa esigenza di fissare, poi in realtà c'è una tradizione, no, che ha fissato tutte norme che sono ritenute le più autorevoli, ed è chiaro che più ci allontaniamo dai maestri dei primi tempi, più si fa molta attenzione. Però ecco, eresie no, nel senso che ci sono vari movimenti, come abbiamo visto, no? È un'identità che già si concepisce plurima. L'idea di fondo è che se c'è un maestro con il suo seguito, ha il diritto, se si riallaccia alla tradizione rabbinica, di in un contesto dialogico e contraddittorio di sollevare dubbi, sollevare obiezioni, sollevare confutazioni. Non c'è appunto, come hai recepito tu, una rigidità, ecco, da questo punto di vista, perché di fatto non c'è un unico ebraismo. Poi ripeto, c'è una tradizione rabbinica che ha il suo peso, che è riconosciuta dai più come autorevole. È difficile mettere in discussione la parola di alcuni rabbini che sono considerate figure miliari dell'ebraismo, ma tecnicamente anche lo studente di una yeshivot qualsiasi, ecco, può mettersi a confronto con questo maestro e portare avanti le sue obiezioni. È un po' l'obiettivo del Talmud. Dopo ci ritorno quando vi mostrerò la struttura della pagina del Talmud, che dice un po' questo dialogo con i maestri.
afferma, altra immagine bellissima, che il mondo si regge sul respiro dei bambini che studiano. Allora, questo vuol dire, primo, che la formazione e l'educazione dei bambini e dei ragazzi sono una priorità e una responsabilità da perpetuare e da rinnovare di generazione in generazione. Secondo, è interessante, dice che la sopravvivenza di un popolo, di una cultura, è garantita anche dall'impegno con cui i giovani apprendono e fanno proprio ciò che le generazioni precedenti stanno trasmettendo loro. Nella tradizione giuridica occidentale l'istruzione è configurata come un diritto fondamentale. Cioè, noi sentiamo sempre parlare dell'istruzione come diritto, diritto all'istruzione. Questa espressione, diritto all'istruzione, è invece assente nelle fonti ebraiche. L'ebraismo declina l'istruzione come un dovere, dovere di istruire e dovere di istruirsi. È interessante questo cambio di paradigma, con questo dovere di istruirsi che è pensato come formazione continua, cioè quindi anche l'adulto ha il dovere continuamente di curare la propria formazione. È ovvio che qui stiamo parlando del contesto della Torah, però potrebbero essere interessanti le ricadute anche fuori dal discorso religioso. Comunque, ecco, come dovere, dovere di istruire e dovere di istruirsi, il che significa che entrambe le parti giocano e devono giocare un ruolo attivo dell'istruzione. Attenendoci al campo dell'educazione religiosa, l'obbligo di trasmettere l'educazione religiosa ai giovani spetta anzitutto e soprattutto alla famiglia, alla comunità certo, ma in maniera privilegiata alla famiglia. E questo ce ne siamo già accorti quando la scorsa volta abbiamo parlato dell'importanza della liturgia familiare nelle diverse festività, proprio come momenti anche formativi, per intenderci tra molte virgolette, perché anche lì non esiste, come lo intendiamo noi, come forme quasi di catechismo, no? Quindi di formazione, di iniziazione dei più piccoli, che però avviene, e lo comprendiamo il motivo, soprattutto in ambito familiare. E per quanto riguarda gli insegnamenti divini, Deuteronomio 6,7 dice: li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando ti troverai in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Allora, è chiaro da questo versetto che educare è un compito quotidiano, è un compito perenne, senza sosta per i genitori. Questo versetto tocca sia la dimensione spaziale sia la dimensione temporale, quindi in quando sei in casa e quando sei fuori casa, e in ogni momento della giornata, cioè dal mattino alla sera. Quindi è un compito, come dire, che i genitori non possono scrollarsi di dosso, no? E quindi è un compito gravoso, perché deve essere continuo e continuativo. Nello stesso tempo però i giovani, i bambini, i ragazzi sono invitati a rivestire un ruolo attivo, domandando ai genitori e ai più anziani per imparare da loro. Quindi nei bambini, nei giovani deve anche crescere la consapevolezza del fatto che hanno bisogno di imparare e che deve nascere in loro il desiderio, no? Di imparare. Deuteronomio 32,7 ricorda i giorni del tempo antico, medita gli anni lontani, interroga tuo padre e te lo racconterà, i tuoi vecchi e te lo diranno.
Allora, è interessante questo versetto perché ci dice, ed è cosa che appunto avevo già sottolineato anche la volta precedente, che dal punto di vista ebraico l'educazione è soprattutto un dialogo intergenerazionale. Allora, non abbiamo il tempo per fare le riflessioni, ma certamente oggi, tra le tante cose in crisi nelle società occidentali, c'è proprio il rapporto tra le generazioni. Questo è un punto su cui l'ebraismo invece ha sempre lavorato, sempre avuto cura, cioè l'importanza di mettere in comunicazione le generazioni, no? Perché lo abbiamo detto, c'è in gioco l'identità, e l'identità, anche quella contro qualcosa, ha bisogno di un qualcosa che ti viene affidato come eredità. Quindi questo dialogo intergenerazionale, che ovviamente trova nella casa, nella famiglia, lo spazio più idoneo, è fondamentale per la formazione dei giovani. Ecco, adesso le immagini le vedrete un po' scure, perché nel passaggio da un PC all'altro con il proiettore si sono un po'... Però dovreste appunto vedere un ragazzino intento a leggere dal rotolo della Torah, dal Sefer Torah. Allora, non appena è possibile, comunque il prima possibile, in certi contesti ortodossi o ultraortodossi si parte anche dai 3-4 anni, un ragazzo, i bambini in generale, vengono avviati allo studio dell'ebraico e gradualmente, ovviamente, allo studio della Torah scritta e orale, quindi ha un lungo percorso di formazione. Al raggiungimento dell'età della maggiorità religiosa, con il compimento dei 13 anni, un ragazzo è abilitato alla proclamazione sinagogale della Torah e alla guida del culto pubblico. Quindi parlo di maggiorità religiosa, quella civile è un'altra cosa. Allora, la cerimonia solenne che segna questa importante tappa della vita del ragazzo prende il nome di Bar Mitzvah, figlio del precetto, perché da questo momento in poi è tenuto, essendo membro effettivo della comunità degli adulti, ad osservare tutti i precetti religiosi. La cerimonia, che appunto ovviamente è il coronamento di un lungo periodo di formazione, si svolge in sinagoga. Solitamente, poi qui abbiamo delle differenze tra Ashkenaziti e Sefarditi, però solitamente avviene durante l'officiatura del mattino del sabato successivo al 13° compleanno. Il ragazzo viene chiamato a leggere, a proclamare un brano che è la porzione settimanale della Torah, e anche un discorso, commento a partire dal brano biblico letto. Allora, detto così sembra semplice, ma credetemi che anche solo imparare a leggere, leggere l'ebraico è un'impresa, perché il Sefer Torah presenta solo il testo consonantico. No, l'ebraico è una lingua consonantica, quindi le vocali e tutti gli altri segni, nel contesto della lettura della Torah anche i segni della cantillazione, sono aggiunti dal lettore, che quindi li deve conoscere a memoria. E quindi leggere il testo consonantico e dover aggiungere le vocali e dover in contemporanea cantillare il brano biblico, da un punto di vista intellettivo è un'attività intensa. Tant'è che molto spesso, in realtà, il rabbino mi ha detto che molto spesso poi non è vero che i ragazzini sanno bene l'ebraico, ma si studiano tanto la porzione, praticamente a memoria, no? Quindi in modo mnemonico, viene scelta.
o è quella proprio settimanale o viene scelta, perché poi appunto deve preparare anche questo discorso, e questo discorso commento del brano biblico in qualche modo il ragazzino deve dimostrare di essere a conoscenza anche della tradizione orale, quindi deve fare riferimento al Talmud, alle altre fonti ebraiche, quindi deve dare prova effettivamente della sua adultità religiosa. E quindi giusto per farvi capire che è un momento, è un vero e proprio rito di passaggio, è un momento per il ragazzino e per la famiglia del ragazzino molto importante, perché è l'ingresso nella, a tutti gli effetti nella comunità. Il ragazzo indossa per la prima volta il tallit grande, lo scialle da preghiera con ai quattro angoli le frange del tziot, simbolo dell'alleanza ebraica, se vi ricordate avevamo detto qualcosa a proposito, e indossa la kippah, che forse vedrete poco perché è diventato buio, però c'è il tipico copricapo, per due ragioni. Innanzitutto si trova all'interno della sinagoga e quindi tutti gli uomini si coprono il capo, e poi anche per l'attività che sta svolgendo, cioè la lettura della Torah, quindi è a capo coperto. E poi vi faccio notare un'altra cosa, dall'immagine mi sa che si perde un po', si sta servendo di una piccola bacchetta in argento che all'estremità assume la forma di una mano chiusa con l'indice steso, così. È una cosa buffa, è una cosa che sembra buffa, ma in realtà richiama il tipico gesto compiuto dai bambini che imparano a leggere per tenere il segno. Una volta era anche il puntatore nel PC, poi adesso è stato sostituito dalla freccia. Una volta, se vi ricordate, c'era proprio la manina con l'indice, poi adesso c'è questa banale freccia più delle volte, ma... Beh, da bambini noi avevamo i pennini a forma di... Esatto, ed effettivamente ha questa funzione, nel senso che... ha questa funzione, cioè quella di facilitare la lettura, rendendo più semplice seguire il testo senza compiere errori, perché se si sbaglia nella lettura della Torah e parola sacra, bisogna ricominciare la frase, quindi bisogna evitare errori, anche perché poi l'ansia monta e quindi non sono ammessi nella lettura errori nella lettura della Torah, quindi bisogna ricominciare. E poi ha un'altra funzione, impedisce di toccare il Sefer Torah con le dita. Questo sia per una questione pratica, nel senso che il Sefer Torah è solitamente un rotolo in pergamena, in pelle d'animale, ma quindi voglio dire è un materiale delicato che rischia di consumarsi. E poi soprattutto perché questa distanza è una forma rispettosa, no? Nell'ebraismo è fondamentale il mantenimento di questa alterità con Dio, no? D'altronde anche proprio da un punto di vista pedagogico, psicologico, è sempre la distanza tra i ruoli che consente la relazione, l'alleanza dice questo, no? Il fatto che comunque non si è alla pari, e c'è un'alterità che l'uomo deve rispettare. Se vi ricordate l'abbiamo detto anche in occasione dello Shabbat, no? L'importanza che la creatura non si scordi che non è il creatore, che c'è una differenza e una distanza che va appunto salvaguardata. Prossima slide. Ok, allora, lo studio della Torah è al primo posto tra i doveri religiosi. Quindi questa centralità, perché effettivamente è un precetto religioso non solo, ma è il precetto religioso per eccellenza. Cioè nelle fonti ebraiche addirittura si legge
che l'uomo è stato creato per studiare la Torah, ok? Quindi è proprio il senso della vita dell'ebreo. Studiare la Torah è considerato una forma di culto più importante della preghiera ed è considerato una via di comunione privilegiata con Dio. Quando 10 siedono e studiano Torah, la Shekinah si trova in mezzo a loro. Se 2 siedono insieme e fra loro vi sono parole di Torah, la Shekinah è fra loro. Allora, questo termine Shekinah è un termine rabbinico utilizzato per esprimere la presenza di Dio nel mondo e per esprimere la vicinanza, la prossimità di Dio all'uomo. È il lato immanente del Dio biblico, no? Se prima abbiamo detto che bisogna rispettare la trascendenza, però ricordiamoci che anche un Dio che si rivela essere il Dio con noi. Ecco, allora, questo ci dice che nel momento dello studio, in qualche modo è come se Dio si rendesse presente. Chi studia la Torah richiama la presenza della Shekinah nel mondo e mette in qualche modo in collegamento cielo e terra. Quindi poi non vi dico le fonti mistiche che vuole indare, cioè, per dire che è una cosa spiritualmente molto importante. Circa le figure del maestro e dell'allievo, allora prendiamo in considerazione il contesto normativo dello studio della Torah a partire da un prezioso libretto, sempre edito Giuntina, che forse avrete capito che è la casa editrice di riferimento, è proprio la casa editrice di settore dell'ebraismo. Questo libretto, Norme sullo studio di Mosè Maimonide, in realtà è un estratto da un'opera, da una delle opere più importanti di Mosè Maimonide, il Mishneh Torah, che è un'opera di Halakha, quindi di normativa ebraica. Come dicevo prima, la normativa ebraica tocca qualsiasi aspetto della vita quotidiana, quindi anche lo studio, quindi anche la scuola, le figure del maestro, le figure dell'allievo. Però appunto adesso vi leggo alcuni passaggi, vi renderete conto, come dicevo prima, che non sono norme che hanno solo un valore giuridico, ma soprattutto hanno un valore pedagogico e sapienziale. E vi leggo alcuni passaggi riferiti all'obbligo di rispettare il maestro, quindi il rispetto dovuto dall'allievo al maestro e poi anche il rispetto dovuto dal maestro all'allievo. Se qualcuno fra di voi è docente, educatore, ci sono davvero delle perle in questo libretto. C'era un rabbino, questo che... Mosè Maimonide, allora siamo nel XII secolo ed è considerato il maggiore filosofo del giudaismo. Quindi è una di quelle figure, diciamo così, in qualche modo intoccabili nel pensiero ebraico. Allora, come una persona è comandata al rispetto e al timore del proprio padre, eppure comandata al rispetto e al timore del proprio maestro. Anzi, al proprio maestro si è tenuti a portare rispetto più che a un padre, in quanto un genitore conduce il figlio alla vita terrena, mentre un maestro che insegna la saggezza della Torah conduce l'uomo al mondo futuro. Perciò, e vedete la strategia pedagogica ebraica poi di scendere nel concreto per far capire a tutti, perciò se si trova un oggetto perduto dal padre e un oggetto perduto dal proprio maestro, quello del proprio maestro deve essere riportato prima di quello del padre. Se il padre e il maestro stanno trasportando un pesante carico, si aiuta prima il maestro a posare il fardello e poi si aiuta il padre. Addirittura se il padre e il maestro sono stati rapiti, si riscatta prima il maestro e poi si riscatta il padre. Questo dice, i saggi hanno detto sia il timore del tuo maestro come il timore di Dio, perciò hanno aggiunto, colui che si separa dal proprio maestro è come se si separasse dalla presenza di Dio. Chiunque litiga col proprio maestro è come se
se litigasse con Dio stesso, chi si irrita con il proprio maestro è come se si irritasse con Dio. Chiunque dubita del proprio maestro è come se dubitasse di Dio. Insomma, questo per dirvi come la figura del maestro e del rabbino è tenuta in fortissima considerazione nelle fonti ebraiche. E, vabbè, insomma, evito commenti sull'attualità, però anche meno sarebbe gradito comunque. Basterebbe un pochino di più. E a quello che ci insegniamo i nostri genitori adesso. Sì. Poi siamo passati da un eccesso all'altro, una sana via di mezzo ce la siamo perduta. Come dicevo, però, il rispetto deve essere reciproco, ovviamente. Come un allievo è tenuto al rispetto di un maestro, così anche un maestro deve portare rispetto ai propri studenti e avvicinarli alla Torah. Hanno insegnato i nostri saggi, ti sia caro l'onore del tuo alunno come ti è caro l'onore di te stesso. Ogni individuo deve fare molta attenzione al rispetto dei propri alunni e deve amarli, poiché costoro sono come figli che portano la delizia in questo mondo e nel mondo a venire. Allora, due esempi, giusto anche per farvi capire quello che dicevo prima, cioè sì, normativa, ma una normativa che ha, come dire, tutta una dimensione spirituale importante, e questo rapporto maestro-allievo che quasi supera il rapporto tra padre e figlio, e quindi dice un legame speciale e quasi, come dire, indissolubile. Andiamo alla pagina del Talmud, che poi potrete vedere fisicamente. Allora, si è scurita un po' l'immagine della enciclopedia del Novecento Trecani, sono andata a prenderla apposta per farvi vedere proprio la differenza visivamente. Allora, la pagina del Talmud desta solitamente molta curiosità perché la struttura è effettivamente particolare, è messa in parallelo per farvi capire come un'enciclopedia nostra ha una struttura molto diversa, c'è una voce che viene affidata a uno o due autori che in qualche modo sviscerano il tema, e poi abbiamo solitamente o a piedi pagina o in fondo al testo tutti i riferimenti bibliografici per un ulteriore approfondimento. La pagina del Talmud invece è particolare, è complessa, e la rende complessa anche alla lettura, e come dicevo prima da alcuni, certamente non è un testo da leggere, è un testo che contempla, appunto, che ci sia un approccio di studio e che contempla davvero che ci sia un maestro che ti introduce a questo tipo di patrimonio culturale, perché non è semplice. Allora, presenta un testo centrale, adesso ve lo spiego in modo semplice per non addetti ai lavori, quindi presenta un corpo centrale dove troviamo uno o due brani della Mishnah e a completamento della Gemara, e poi la particolarità appunto è il fatto che tutto intorno questo testo centrale viene incorniciato da commenti, note, riferimenti, rimandi, e esprime bene visivamente quella che potremmo definire l'ipertestualità mentale propriamente rabbinica, cioè l'idea che appunto con una grande pagina web una questione, un argomento deve essere sviscerato tenendo in considerazione diversi testi che si concatenano, si collegano a vicenda, quindi è una sorta di internet, diciamo così, messo su carta, così visivamente parlando. Faccio due richiami a due sezioni importanti, però ci sarebbero dei numeri. Quella che qui è la sezione 8, che è la parte di cornice alla vostra destra, che è il commento di Rashi, commentatore medievale, vissuto tra l'11 e il 12 secolo, che è considerato
il commentatore della Torah per eccellenza. Quindi per qualsiasi trattazione si va sempre a vedere come si è espresso Rashi, quindi è un punto di riferimento. E poi l'altra parte della cornice più ampia, appunto vedete come girano intorno al testo centrale, che sono le Tosafot, sono cioè letteralmente le aggiunte, le integrazioni dei discepoli di Rashi e dei discepoli, dei suoi discepoli, nell'arco di due secoli, che sono appunto all'interno della pagina del Talmud dei punti di riferimento fondamentali. Allora, qual è la particolarità del Talmud? Che lo rende affascinante da una parte ma complesso dall'altra, è questa concatenazione di domande, risposte, obiezioni, confutazioni, rimandi, riferimenti, come dire, prodotto di personalità talvolta anche vissute a distanza di secoli l'una dall'altra, ma che invece vengono riunite insieme come se stessero partecipando alla stessa conversazione in tempo reale. E lo studioso in qualche modo è invitato a entrare in questa discussione, a capirne le obiezioni, le confutazioni e, perché no, come ho detto prima, è contemplato questo addirittura dal Sinai, che anche il semplice studente di una qualsiasi 10 bot illuminato possa dare il suo contributo per, come dire, aumentare questa pagina, che, come dicevo, è scritta ma va contemplata come orale, quindi come un qualcosa che potrebbe crescere, cioè la Torah è qualcosa che cresce con chi la commenta. Quindi questa immagine della pagina, non so se sono riuscita a spiegarmi, rende proprio questa idea, come dicevo prima, di un'attività di studio che è continua, si gira attorno alla questione, tante volte si perde anche il filo, perché con associazioni di idee, di analogia, magari si passa da un argomento all'altro, poi si ritorna, proprio, ripeto, come se fosse una conversazione reale in una scuola rabbinica. Passiamo all'altra... Chiedo scusa, sì, ma ogni quanto la ristampa? Cioè, sì. Questo è il talmud ufficiale, però oggi ci sono tutti i responsabili, ci sono altri canali in cui, e lì c'è però oggi idealmente è come se la cornice si continuasse, no? Con una sorta di vortice attorno alla questione centrale. Però ancora oggi si va a sentire cosa dice Rav, come si è espresso Rav, in base ad esempio anche a tematiche magari attuali che ai tempi ovviamente non erano contemplate, però alcune figure rabbiniche sono centrali ancora oggi, che si va a sentire la loro opinione, perché sono quei rabbini che non dico che fanno quasi a memoria il Talmud, ma sì, perché è tutto un grande studio mnemonico e questa ipertestualità che voi vedete visiva, ci sono persone che ce l'hanno proprio in testa, non so, che conoscono in modo così approfondito la materia da avere in testa il testo che si collega al testo, la parola, quante volte la parola ricorre magari all'interno di un libro della Torah, eccetera eccetera, ma come dicevo prima è uno studio che inizia da bambini ed è uno studio davvero immersivo. Però a un certo punto è stato fissato, quindi queste pagine non crescono, però idealmente questo è il senso. Sì, questo l'abbiamo detto, ma volevo farvi fare un accenno particolare sul metodo di studio nelle 10 bot. Si passa per favore, grazie, all'altra slide. Allora, è un po' buio, però forse riuscite a vedere. Allora, sono andata a recuperare la foto di una qualsiasi aula studio di una biblioteca.
di una università milanese, giusto per fare capire come la diversità di pensiero implica anche una diversità di metodo di studio. Allora, questa è un'aula di una biblioteca universitaria dove vedete che lo studio è contemplato come studio individuale. Cioè ogni studente ha la sua postazione, addirittura ci sono delle separazioni tra gli studenti e gli studenti, questo è interessante. Sono andata a recuperare, ad esempio, il regolamento di una biblioteca universitaria, dove c'è espressamente scritto che le sale di studio e consultazione sono luoghi comuni di studio e di ricerca. Attenzione, il luogo è comune, non lo studio è comune. Guardate che c'è una bella diversità, cioè il luogo comune di ricerca, ma non un luogo di ricerca comune. Per cui nessuno può entrare o trattenersi per altri motivi, ognuno deve osservare il, aggiungo io, religioso silenzio e mantenere un atteggiamento che non rechi disturbo. Non si sa mai che il vicino impari qualcosa da te. È proibito consumare cibi e bevande, non è permesso discorrere neanche sottovoce, studiare in comune, servirsi di due o più persone di un medesimo libro, cioè questo chiunque va in una biblioteca lo sa. Disturbare la tranquillità dello studio, eccetera, eccetera. Allora, da come è strutturato il luogo e dal regolamento della biblioteca, cioè noi vediamo qual è l'approccio occidentale allo studio e alla ricerca, cioè un individuo che non deve essere disturbato e che è concentrato su di sé e su quello che sta studiando. Ecco, la yeshiva rabbinica è tutt'altra cosa. Se voi andate a recuperare, perché ovviamente qua il video mi è sparito, prossima, ok, qui avevo un video di pochi secondi, ma trovate anche su YouTube, se digitate yeshiva rabbinica, dovete abbassare il volume perché si sentono tutti che parlano, urlano, proprio discutono anche animatamente, eccetera, eccetera. Allora, ho recuperato la descrizione di una sala di studio talmudica, quindi di una yeshiva, disordine, brusio, rumore, vivace gesticolare, incessante andirivieni, così si presenta lo studio in yeshiva. Il silenzio non è la regola. Sui tavoli raramente allineati si accumulano numerosi volumi del Talmud, dei tomi della Torah e molto altri, libri aperti gli uni sugli altri. Gli studenti seduti in piedi, in ginocchio, sul tavolo, sulla sedia, apro una parentesi, come sarebbero contenti i nostri studenti, chiusa la parentesi, sono chini sui testi, sempre in coppia, l'uno accanto all'altro, uno di fronte all'altro, leggono ad alta voce, discutono ad alta voce, sottolineando le difficili articolazioni del ragionamento con ampi gesti delle mani, colpendo freneticamente i libri, il tavolo, magari la spalla del compagno di studi, comprendere, interpretare, discutere e spiegare sono i protagonisti di questa guerra della ricerca e dello studio. Raramente d'accordo, per fortuna, sul significato del testo studiato, gli studenti si rivolgono al maestro e prende posizioni sulle tesi proposte e in tal modo calma per un istante la disputa appassionata degli studenti. Spesso il maestro stesso viene coinvolto nella interminabile disputa. Allora, descrizione che io trovo affascinante, se dovessi fare una riforma scolastica prenderei certamente spunto da questa, cioè, no. C'è la prima obiezione. No, queste stanno studiando religione. Queste stanno studiando. Che ognuno studia cose diverse. In fondo, al di là dell'argomento studiato, è il metodo di studio quasi il più importante di ciò che si studia. È chiaro che qui stanno studiando il Talmud, stanno studiando la Torah, ma se fosse che stanno studiando la fisica quantistica, sarà che io mi sono incontrata con questo mondo, trovo adesso inconcepibile poter studiare anatomia umana senza parlare con nessuno, no? Il silenzio piuttosto che, cioè,
il metodo di studio del Talmud e della Torah è il metodo della disputa, e quindi si basa sulla discussione, sul dubbio, sull'obiezione, dove è più importante la domanda della risposta, perché è la domanda che porta avanti la discussione, e dove è interessante, grazie, nell'altra slide, questo è quello che avevo letto prima. Scusate, io ho con le slide non avendocele. Questo è il testo che vi ho letto prima. Esatto. Che è davvero una bella descrizione plastica di quella che è una yeshiva. Se passi all'altra slide, ho fatto una sorta di riassunto del metodo di studio delle yeshivot rabbiniche. Allora, l'obbligo di studiare con un compagno, che viene proprio definito amico, quindi amico di studi, perché si cresce proprio nel confronto con il compagno, non si può essere egocentrati quando si studia, perché si corre il rischio di credere di poter avere la verità in tasca, di essere arrivati alla verità, mentre il confronto con l'altro sposta sempre il paletto un po' più avanti. È interessante che quando si è piccoli è il maestro che affida il compagno di studi, poi quando si diventa più grandi si ha la responsabilità di scegliere il proprio compagno. Quindi è uno studio dialogico che si basa proprio sul confronto. Si studia ad alta voce, si discute ad alta voce. Se volete, questo è anche, come dire, un insegnamento di apprendimento di una volta, cioè l'idea che parlando ad alta voce si apprende meglio, si sviscera meglio un discorso, soprattutto se poi c'è il confronto con l'altro. Quindi uno studio mnemonico silenzioso risulta impoverito. Lo studio ad alta voce, invece, come dicevo prima, c'è anche un forte coinvolgimento della dimensione corporea. Lo so che batto il chiodo, però questo ad esempio manca tantissimo nella scuola e nell'università. Il fatto che manchi l'idea che si studia anche con il proprio corpo, e quindi anche avere la possibilità di muoversi, la libertà di muoversi, per chi, come la sottoscritta, ha un apprendimento di tipo dinamico, cinetico, non mi ricordo più come si chiama, cioè il fatto che il muoversi aiuta anche ad apprendere ciò che si sta studiando. E quindi sono tutti aspetti che aiutano, appunto, come dicevo prima, a schiarirsi le idee, a saper mettere in discussione le proprie idee, al confronto anche animato, con questa figura del maestro che funziona un po' come supervisor, diciamo così, e che si lascia coinvolgere poi nelle dispute degli studenti, prende posizione, si confronta anche con loro. Perché cosa è istruttivo del rapporto con il maestro? Non certo solo che il maestro ovviamente ti passa anche dei contenuti, ma proprio il confronto con l'esperienza del maestro, che abbiamo visto prima diventa quasi una guida anche sul piano umano. Quindi, come dicevo prima, la disputa è il modo ebraico di imparare. Ovvio che qui siamo nel contesto dello studio del Talmud, della Torah e di tutte le altre fonti ebraiche, però capite bene che il passaggio anche fuori da un contesto così religioso potrebbe essere interessante. Ma soprattutto lo studio ha a che fare con la vita, quindi lo studio è una guida per i pensieri, ispira le decisioni, forma le azioni. Quindi lo studio è più importante, no, della pratica, nel senso che lo studio forma alla pratica, e la pratica in qualche modo, appunto, conferma l'attività di studio, che è proprio pensata come esercizio del pensiero, di un pensiero, come abbiamo visto nella pagina del Talmud, che deve essere un pensiero pluridimensionale.
E guardate che questo è importante a proposito di eresie, eccetera, eccetera, anche per abituarsi a un'idea, come dire, come salvaguardia al rischio delle derive fondamentalistiche. Quindi un tipo di pensiero di questo tipo è molto, tende a essere inclusivo e accogliente, non si corre il rischio di essere, come dire, irrigiditi. Ultima slide, così concludo. No, una cosa. Sì? Ma questo metodo viene applicato anche nella scuola normale. Allora, questo è difficile indagare. Allora, a Milano ci sono le scuole ebraiche, tra l'altro nelle varie poi posizioni dello scopio sono anche scuole rinomate, diciamo così. Allora, no, nel senso che io ho visto la foto di un'aula, eccetera, eccetera, ed è più o meno come le nostre, perché poi di fatto la forma mentis è quella occidentale, ok? Poi vabbè, come anche dalle nostre parti molto dipenderà dall'attenzione pedagogica del docente. Però nelle sale di studio, quelle legate alle sinagoghe, certamente lo studio ancora oggi è così, è sempre collettivo, è sempre un momento comunitario, non si studia da soli, c'è questo aspetto di ipertestualità che vi dicevo, quindi questo viene conservato per quanto riguarda, come dicevamo prima, lo studio del Talmud e della Torah, sì certo. È quasi più una mia speranza di portarlo altrove. No, perché se sono due percorsi paralleli, un ragazzino che si comporta in un certo modo quando va a studiare la religione e poi a scuola deve cambiare completamente. Anche se nelle scuole ebraiche ci sono i momenti di studio delle fonti ebraiche, del Talmud, della Torah. Infatti ad esempio cioè a Milano gli ebrei ortodossi, in generale quelli tra virgolette appunto molto osservanti, frequentano le scuole ebraiche, raramente si trovano studenti di religione ebraica, ahimè lo dico perché sarebbe anche arricchente, nelle scuole pubbliche statali, qualcuno lo trovi nei licei classici. Quindi magari lo so, magari al Parini, al Berché, qualcuno ha lo studente di religione ebraica che però appunto si definisce magari ateo, comunque ha una famiglia poco osservante, per quello che dicevamo a inizio percorso, cioè per mantenere una certa identità religiosa hai bisogno anche del supporto del contesto, banalmente anche la questione della frequenza del sabato a scuola, certe scuole sono assolutamente limitanti. Adesso che molti licei, anche milanesi, stanno abbandonando il sabato per la cosiddetta settimana corta, magari qualche studente in più di religione ebraica, o come è capitato la sottoscritta, sono in incognita. Cioè lo scopri a fine percorso, tu dici, tendono a non rivelare la propria appartenenza, molto spesso per timore di discriminazioni, eccetera, sì. Quindi... Cosa penale che la considerazione? Sì, sì, prego. Lei prima ha detto che il Talmud è scritto in una struttura consocratica, per cui di difficile lettura se mentre quando studi da solo quasi fisica e quantistica, il libro ti vende anche le vocali, ti vende tutto il resto. Per cui a questo punto vedo la necessità di studiare in due, magari soprattutto le diceva che all'inizio il bambino si deve accompagnare un po' più grande per essere introdotto al testo che è abbastanza difficile. Sì, allora adesso ci sono i testi tranquillamente vocalizzati. Okay. Se lei ad esempio, non so, venisse voglia di mettersi a studiare l'ebraico, si trova la grammatica di ebraico vocalizzata. E banalmente se cerca su internet l'Haggadah di Pesach di una qualsiasi comunità ebraica, proprio perché sanno che
la conoscenza approfondita dell'ebraico, ahimè, è stata persa anche da tanti ebrei, esiste la versione solo consonantica, esiste la versione vocalizzata, addirittura per chi in realtà l'ebraico l'ha perso, non lo conosce più, esiste proprio la traslitterazione in italiano per facilitare la pronuncia a chi l'ebraico non lo sa. E davvero sempre meno conoscono l'ebraico, è una lingua impegnativa che, come tutte le lingue, va tenuta sotto. La questione consonantica è interessante anche da un punto di vista esegetico, perché è chiaro che le stesse consonanti a volte possono essere vocalizzate in modo diverso. E una diversa vocalizzazione può cambiare significato a una parola e quindi cambiare significato al contesto esegetico. E quindi molto spesso la discussione nasce anche da appunto come vocalizzare la stessa radice consonantica e quindi come interpretare un passaggio. Una cosa del genere spinge alla discussione. Spinge esattamente alla discussione. Con l'idea pacifica che la questione può rimanere aperta. Certo. Ecco, cioè, quasi c'è il gusto della discussione, non so come dire. C'è quasi il gusto dello studio come esercizio del pensiero, no? Quindi non c'è la fretta di arrivare, perché come dicevo prima, c'è sempre il rischio di sostenibilizzare, no? Arrivare a una conclusione e stabilirla una volta per sempre significa che la nostra attività di studio è conclusa, invece l'intelligenza sta nel trovare, no, l'obiezione, il modo per confutare, per rimettere in questione il confronto. Però è così, cioè il confronto col compagno svolge anche una funzione pratica, ma anche proprio perché lo studio deve essere dialogico. Non è un'attività in solitaria, come non è una, cioè l'ebraismo è vita comunitaria, no? Dalla liturgia familiare, quindi dalla famiglia che si ritrova attorno a una tavola, dalla comunità che si ritrova in sinagoga per la proclamazione della Torah, e c'è proprio la regola che sono necessari 10 uomini in Minyan per poter leggere, proclamare pubblicamente la Torah. Poi nei contesti reform questo minyan si raggiunge oggi anche con le donne, ma nei contesti ortodossi sono 10 uomini, è proprio per dare l'idea della comunità, cioè è la comunità che si ritrova per leggere, ascoltare la Torah e studiare la Torah. Quindi non è di certo una cultura individualista. Ecco, questo è interessante. Sì, volevo concludere con questa citazione che dice molto della mentalità ebraica, almeno sulla carta, poi sul pianeta Terra, fatta di uomini, i limiti, le contraddizioni ai nostri tempi sono piuttosto evidenti, no? Io vi parlo di dialogo, poi sappiamo benissimo che nella pratica è difficilissimo, forse non abbiamo studiato abbastanza, quindi forse bisogna studiare ancora, però questo dice la particolarità e la differenza con la visione occidentale e con l'approccio, diciamo così, latino col testo sacro, no? Dopo che ha assimilato il testo talmudico, lo studente è tenuto a formulare a se stesso o agli altri domande sul materiale studiato, a sollevare dubbi, ad avanzare riserve. E questo è il metodo di studio. Da questo punto di vista, il Talmud è forse l'unico libro sacro in qualsiasi cultura al mondo che consente, perfino incoraggia, domande e contestazioni da parte di quegli stessi che gli attribuiscono il carattere di santità. Quindi c'è questa bellissima contrapposizione e contraddizione, per cui è un testo sacro. L'ebraismo potremmo definirla come la religione dei libri, nel senso la Torah e il Talmud non sono la Torah.
ma nello stesso tempo è una cultura che porta ad avere quel rapporto vitale col testo che è anche un rapporto di combattimento, no? E di interrogazione del testo. Cosa il testo ci dice davvero? E l'unico strumento che noi abbiamo a disposizione è metterci a studiare, a confrontarci con gli altri. Spero in questi tre incontri di avervi dato una panoramica di un mondo molto diverso dal nostro, che però, almeno io e quello che ho trovato, ci offre degli spunti interessanti anche a volte per ripensare alcuni nostri approcci e atteggiamenti. Sicuramente un mondo affascinante che ovviamente chiede di essere approfondito e, come tutte le culture altre, chiede di entrarci rispettosamente, sempre in punta di piedi, consapevoli, come dicevo prima, delle contraddizioni che fanno parte dell'umano, che ha i suoi limiti e talvolta anche molto eclatanti, però la ricchezza di pensiero, se potesse essere realizzata, beh, insomma, abbiamo degli spunti interessanti. Sul mondo della scuola e dell'università sicuramente, è il mio pallino, però insomma è così. Bene. Questa bella avventura, tra le altre cose, di insegnare religione in un istituto tecnico, dove è un mondo ricco, ricco dal punto di vista etnico, religioso, umano, dove uno prova tutte le emozioni umane inimmaginabili che vanno appunto dalla voglia di cambiare il mondo a dare le dimissioni, insomma. Però c'è tutto lo spettro tra il bianco e il nero. Posso fare una domanda? Sì, certo. Schematicamente, quindi la Torah è un po', diciamo, il libro sacro. È la base. La Torah scritta, che arriva dalla parola di Dio, insomma, no? Sì. I profeti hanno scritto. Il Talmud invece è la ripresa successiva, la ripresa orale, esatto, quindi è stato scritto nel terzo, quarto secolo. Redatto, sì. Ma ti chiedo, siccome questa tradizione orale, visto che gli ebrei sono partiti 2000 anni prima di Cristo, mi è difficile pensare ad una tradizione orale scritta nel 300-400 d.C. che possa abbracciare anche 1500 anni prima. Mi è venuto un po' difficile comprendere, no, questo passaggio. Non so se. Anzitutto anche ciò che noi chiamiamo scritto è stato preceduto da un'oralità. Quindi anche quella che poi io chiamo Torah scritta, in realtà c'è stato un tempo in cui era tutta tradizione orale, ma perché facciamo parte di un contesto storico-geografico in cui effettivamente tutto era affidato alla oralità e alla trasmissione orale. Il cuore è veramente la Torah Pentateuco, perché nella mentalità ebraica già le parti successive, profeti e scritti, sono in realtà commento e svisceramento della Torah. Ho detto redatto invece che scritto, perché noi dobbiamo immaginare questi testi che sono il prodotto di anni e anni di lavoro, di messa per iscritto, di veramente di redazione e di redazione pensata. Cioè non sono testi che sono stati, ma anche i testi neotestamentali, per intenderci, no? Sono tutti testi che hanno visto il passaggio di più umani, di più teste, per relazionarli con l'obiettivo di trasmettere esperienze di vita e di fede che potessero essere costruttive anche per le generazioni successive. È il grande momento in cui si avverte la necessità di in qualche modo fissare la tradizione, è stato il momento dell'esilio babilonese, no?
no? Sono sempre i momenti in cui uno ha la sensazione che tutto il bagaglio culturale può andare perduto, può andare disperso. L'altro grande momento, come dicevo, il Tempio di Gerusalemme, con quella che sarà effettivamente la diaspora, quindi è la comunità stessa che ha bisogno di preservare il, come dire, la tradizione orale, e quindi pian pianino quindi è difficile anche la ricostruzione di questi testi, perché, ripeto, è stato un lavoro non tanto di scrittura ma di redazione. Poi certo che siamo alla ricerca anche archeologica dei testi, cioè i più antichi possibili, no? Quindi poi abbiamo i codici medievali, poi abbiamo frammenti di manoscritti su pergamena, su pelle, e quindi c'è anche un tentativo di ricostruzione scritturistica del testo, tra virgolette, originario. Ad esempio il Sefer Torah, quindi il rotolo della Torah più antico per intero, e intendo Torah Pentateuco, è stato ritrovato, forse avete sentito il video, anche stanno dando tanto scalpore perché sono cose molto settoriali, nel 2013 negli archivi dell'Università di Bologna dal professor Mauro Perani, esperto di ebraico, epigrafia ebraica, che si è reso conto che questo rotolo era più antico di come era stato catalogato, e quello è importante perché appunto è, abbiamo il testo per intero, ma siamo comunque ancora avanti nel secolo, cioè la ricerca del testo originario ci accompagna. Questo è ebraico, questo rotolo? Sì. Quindi quello che noi abbiamo nel Pentateuco, il cristiano e l'ebraico, sono i medesimi, pari o ci sono? Allora, il Pentateuco sì, invece ci sono delle differenze per quanto riguarda i profeti, gli scritti, anche proprio nella collocazione del canone. I principi sono uguali? Sì. E sono proprio il cuore della Torah. Tant'è che si usa appunto tranquillamente a parlare di Pentateuco, perché c'è proprio corrispondenza con il Pentateuco cristiano. Ad esempio molti profeti, cioè i libri profetici per i cristiani, in realtà sono libri storici per gli ebrei, no? Anche questa differenza che ci dice come magari anche gli stessi testi, con alcune differenze, possono comunque essere letti in modo diverso, perché dal punto di vista ebraico la storia è profezia, perché Dio si rivela attraverso la storia del popolo, quindi hanno una collocazione diversa, hanno una nomenclatura diversa, e quindi poi nel canone si esprime la diversa sensibilità tra ebrei e cristiani, ma la prima parte è proprio il nocciolo comune. Grazie. Altre domande? Ah, eccola. Se posso rubare ancora un minuto. Sì. Il ruolo della donna. Aveva detto l'ultima volta che la donna in famiglia ha il ruolo importante di tramandare la tradizione, insomma, ai figli. Ed è il principale. Sì, è proprio la custode di una certa parte della famiglia. Esatto. Questo nonostante le sia impedito di studiare come gli uomini. Sì, allora nel contesto ortodosso vige ancora la regola, poi in realtà le fonti ebraiche sono contraddittorie, lascerebbero la possibilità anche alle donne di, però si è lì cristallizzata una tradizione che non impone l'obbligo, ecco, alla donna di studiare la Torah scritta e la Torah orale. Le motivazioni sono le più svariate, dalle motivazioni pratiche, perché la donna appunto deve occuparsi di tantissime altre cose e non può certo come l'uomo dedicarsi anche costantemente allo studio della Torah e del Talmud. Pensate che in Israele nelle yeshivot studiano persone che fanno solo quello, con tutta la polemica delle grandi sovvenzioni statali, perché sono una questione ogni tanto, perché c'è un investimento di denaro pubblico per sovvenzionare queste, insomma.
chiaro che una donna che deve gestire tutta la parte domestica e che deve gestire poi tutta la precettistica relativa al proprio corpo non può essere obbligata a impegnarsi assiduamente allo studio, ma è ovvio che noi nelle fonti ebraiche troviamo anche derive maschilistiche, no? Quindi la considerazione che la donna non ha le stesse capacità dell'uomo, e quello è frutto dei tempi e dei contesti, quindi troviamo anche quel tipo di atteggiamento, e quindi la considerazione ad esempio che il Talmud è troppo difficile cognitivamente per una donna e quindi l'obbligo c'è solo per l'uomo. Nel campo dei conservative, del reform, ormai questo è stato sdoganato, anche la lettura pubblica sinagogale oggi nelle sinagoghe, diciamo così, riformate, è affidata tranquillamente anche alla donna. Io prima ho parlato infatti di ragazzo legato al bar mitzvah, perché in realtà in origine non c'era uno stesso rito di passaggio per la ragazza, poi è stato introdotto anche una sorta di celebrazione per la ragazza che nel mondo riformato, nel mondo progressivo, è di fatto identico a quella del ragazzo. In certi contesti di ebraismo, nell'ultra-ortodossia, diciamo così, non è proprio contemplato. Nel mondo ortodosso ci sono state delle aperture, quasi per dare un momento simbolico anche alla ragazza, ma appunto la ragazza non viene chiamata alla proclamazione sinagogale, molto spesso è una cerimonia che avviene solo in un contesto femminile, legato appunto alla precettistica del mondo femminile. Quindi ci sono delle differenze, come dire, l'ebraismo procede su più binari con diverse velocità. E adesso vedremo il mondo che cambia, dove portare cose. Beh, anche da noi la religione, se poi era una donna, potevi parlarne, potevi, solo il prete doveva essere quello che diceva la verità, tu non potevi manco dire bene. Beh, comunque possiamo dire che una donna ne può sapere tanto quanto, anzi forse meglio di un uomo, per dire, è un esempio. Grazie. Grazie a voi. Grazie mille, e io vi invito lunedì sera per un altro percorso.